Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Siete su Cartomantique e io sto per fare un interattivo per vedere chi ci sta pensando oggi. Restate con me. Buongiorno a tutti, di nuovo bentrovati sul mio canale per la serie Un video al giorno. Anche oggi ce l'abbiamo fatta. E oggi, sempre dall'elenco delle vostre richieste, ho selezionato questo che mi sembra abbastanza generalizzato, insomma un po' richiesto in qualche modo diverso magari un po' da tutti voi, è vedere chi ci sta pensando in questo momento. È una richiesta che si può declinare in tanti campi, perché può essere rivolta al campo sentimentale ma anche all'amicizia, alla famiglia, soprattutto perché sto facendo questo video in periodo di quarantena, hashtag io resto a casa, ed è il motivo anche per cui io trovo il tempo di fare un video al giorno, almeno decentemente, però è un video che magari anche più avanti potremo voler ascoltare, potrete voler vedere, anche se magari c'è la possibilità di vedersi con maggior libertà di adesso. Un'altra cosa, è un interattivo, quindi voi dovreste scegliere naturalmente il simbolo, nel mio caso la candelina che vi ispira, e vedere la risposta, però potete anche magari fra un po' tornare e rifare la stessa stesa, magari scegliendone un'altra, o magari non vi ricordate più e scegliete sempre la stessa, nel senso, questo è un video atemporale che mi viene richiesto in questo preciso periodo, però va bene sempre, quindi adesso io ci metterò tutto l'impegno che metto di solito. Naturalmente userò come sempre gli arcani maggiori e le Lenormand. Non sarà vedere un sì o un no, ma estrarrò semplicemente un simbolo, una lama dagli arcani maggiori per vedere di, insomma, classificare meglio, definire meglio la personalità che mi esce, della persona che vi sta pensando. Non escludo alla stesa delle Lenormand di aggiungerne magari qualcuna in più se dovessimo dover aggiungere dei particolari. Quindi adesso io vi lascio, dopo questa premessa scegliete il vostro simbolo, mettete pure in pausa se credete, e poi partiamo. Questa volta facciamo partire prima candelina arancione. Eccoci qui con candelina arancione, vediamo chi sta pensando coloro che hanno scelto questo simbolo, la nostra candelina che mettiamo qui. Allora, come prima cosa vi ho detto, non è un sì o un no, quindi andiamo semplicemente a estrarre una lama dai 22 arcani maggiori per vedere di capire un pochino meglio di chi si tratta, e comunque proprio il clima, le energie che ci sono tra voi e questa persona, e poi andremo a vedere meglio chi sta pensando a voi con le Lenormand. Arancione mi piaceva qui. Beh, allora, sicuramente chi ha scelto questa variante sperava, o magari non sperava, comunque sappiate che è così, ha a che fare con il campo sentimentale. Direi abbastanza fuori di dubbio, anche se ripeto sempre, ricordatevi che l'innamorato non è una carta di soltanto di quello che vuol dire, cioè il vostro partner o la persona del cuore, può voler dire tante cose, spesso rappresenta il dubbio, la scelta, perché come vedete bene, vabbè, ma tanto ormai lo sapete a memoria, si tratta di una persona in mezzo con due persone accanto, uno tira di qua, l'altro tira di là, sopra c'è Cupido che secondo me, almeno questo è proprio il disegno dei tarocchi di Marsiglia, non è dotato di una mira fantastica, perché io ho sempre pensato che mirasse alla mano di quella persona di destra. Comunque implica in ogni caso il dubbio, la scelta, la necessità di operarla, proprio una scelta. Sicuramente trattandosi di una persona, io mi sento di associarla al settore, al campo sentimentale. Comunque andiamo a vedere. Allora, come possiamo fare questa stesa? Dunque, io opterei in ogni caso per le mie Lenormand classiche, ma non con le 9 come facciamo di solito, bensì con le 5 carte che poi andremo ad approfondire. Adesso vi spiego perché cambio questo sistema. Innanzitutto andiamo a vedere il taglio, che sapete che è molto importante per me. Io direi che qui si tratta di qualche vostro ex. Qualche, adesso non so quanti ne abbiate, però voglio dire, sicuramente qui è qualcuno con cui avete tagliato in passato.
Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Eh sì. Qui era probabilmente una relazione anche non tanto allo scoperto, per lo più. Eh sì. Allora, dunque, voi sapete, ci sono migliaia di metodi di lettura, però io di solito privilegio questo quando non faccio le nuove carte, perché metto al centro la carta che io chiamo la carta focus, no? E questa carta è la carta dell'amicizia, ma molto spesso, quando si tratta di relazioni un po' più complicate, è la carta dell'altra persona. Per esempio, se voi avete una relazione stabile e avete invece anche un'altra persona, è rappresentata dal cane, oppure a volte rappresenta anche voi, se siete voi l'altra persona. Sta di fatto che qua mi escono due persone, una al centro, che direi che è l'altro, e questa, che però è nel passato, ma è anche un passato un po' simbolico, nel senso è come se voi in questo momento foste più focalizzati su un'altra persona rispetto al vostro partner, che, lo dico fino alla nausea, pur essendo rappresentato da un uomo, rappresenta la coppia o la persona proprio in carica, diciamo, indipendentemente dal suo sesso, perché voi qua nei miei giochi siete rappresentati dalla carta 29, che è la dama. Allora, quello che io vedo qui è che chi vi sta pensando in questo momento è qualcuno che vorrebbe tornare. Che bello, mi dite, perché tanti mi chiedono anche il ritorno. Farò un altro video sul ritorno, però i ritorni possono essere in mille modi, no? In questo momento vi sta pensando qualcuno che ha un gran desiderio di tornare, che ovviamente non lo può fare, perché come vedete, visto che vanno lette 2 a 2, la carta del movimento verso di voi, quindi delle notizie verso di voi, del buttarsi verso di voi e quindi esprimere i propri sentimenti, è collegata alla carta della torre, che è in questo caso proprio l'isolamento, quindi è molto difficile, e oltretutto io direi che c'è ancora in circolazione qualcun altro che può bloccare almeno psicologicamente il tentativo di questa persona di farsi avanti con voi. Quindi in questo momento vi sta pensando qualcuno che con voi ha avuto una relazione più o meno clandestina, io direi più sì che no, però siete tanti, quindi lascio uno spiraglio aperto, che vorrebbe, in questo momento vi pensa, vorrebbe farsi vivo, ma è vivo o viva, ma è bloccato dal fatto che sa che accanto a voi c'è un'altra persona. Adesso io però, siccome non mi accontento, perché così va bene, grazie, ci pensa l'altra per questa persona, andiamo a vedere come vi pensa. Sicuramente è un pensiero di ritorno, quindi vi pensa nel modo che credo che a voi piaccia di più. Ma ecco, vedete, oh sì, allora abbiamo il sole qui. Che cosa avete combinato a questa persona per spezzare il cuore in questo modo? Io non lo voglio neanche sapere. Certo che in questo momento rimpiange tantissimo, quindi come vi pensa? Vi pensa in un modo quasi sconsolato, vorrebbe avervi lì accanto, vorrebbe tornare indietro e correggere delle cose che ha fatto, perché vedo che qua non è che solo voi avete spezzato il cuore a questa persona, ma la cosa è reciproca. È stata una cosa tormentata, questa è sicuramente la stesa di qualcuno che ha nel suo passato, e qualcuno siete voi, ha nel suo passato una storia piuttosto tormentata, ma molto intensa, con molto amore e molto sentimento, e è stata la stessa cosa anche per l'altra persona, che è nello specifico la persona che ora vi sta pensando. Come vi sta pensando? Sta pensando che si è fatto sfuggire probabilmente la storia della sua vita, che avrebbe bisogno di voi per stare bene, che non sa come fare, perché in questo momento, per quello che ne sa, voi siete felici, felicissimi accanto a qualcun altro, ed è lì un po' che si mangia le mani fino ai gomiti. Allora, al di là della soddisfazione che io sono sicura di indovinare sulle vostre facce mentre dico questa cosa, perché parliamoci chiaro, quando finisce una storia malamente e magari noi restiamo veramente a pezzi, l'altra persona sparisce, non dite di no, io lo so, perché ci siamo passati tutti. Sentirsi dire che adesso è lì che si mangia le mani fa piacere. Dai, su, sono soddisfazioni anche queste, inutile che facciamo i buoni, è vero. Io vi capisco, anzi condivido, vorrei che questa stesa fosse uscita a me, purtroppo no, io quando me ne faccio queste cose non sono ancora uscite, ma vabbè. Però sappiate che questa persona, in ogni caso, per come mi sta pensando adesso, insisto, per come vi sta pensando adesso, quindi per come vi pensa, per l'intensità,
per il tipo di rimpianto, che non è un rimpianto fine a se stesso, ma un rimpianto che porta a un desiderio di tornare, questa persona sta pensando anche a come rifarsi vivo. Quindi, non solo mi è uscito, grazie appunto agli arcani maggiori, c'è uscito appunto una situazione un po' affollata, e vedete che poi è stata confermata dalle Lenormand, direi che qui non solo mi è uscito che qualcuno che del vostro passato che vorrebbe tornare indietro, ma mi esce con una tale potenza e con una tale intensità di sentimenti che io posso già ipotizzare che un modo lo troverà. Anche se io la carta vostra è uscita sulla torre, quindi io penso che voi in questo momento siate quasi più predisposti a sentirvi dire che questa persona rimpiange piuttosto che a sentirvi dire che questa persona torna. Mi spiego, siete più contenti di sapere che questa persona ora rimpiange quello che è stato che non sapere che torna. Per adesso io vedo più ancora sulla V di vendetta, magari mi sbaglio, non sarà così per tutti. E vedo comunque anche dei problemi di circolazione di cose, adesso va bene, questo è come ho detto un video temporale, in questo momento lo sto facendo in periodo di quarantena, quindi posso capire che la circolazione di molti dei canali che potrebbe usare è interrotta, per esempio suonarvi alla porta, per dire, no? Ma anche magari fare uso di, appunto qui, la circolazione può essere anche di tutto, anche di persone, quindi magari usare comuni amici o usare, scusate, bruttissimo, insomma, ricorrere a comuni amici o cose di questo tipo. Oltretutto quelle poche notizie che ha sono che voi siete felicemente in coppia. Adesso io non so se siete tutti in coppia, però è molto probabile di sì. E che questa coppia non sia poi tanto malvagia, perché sulla persona del momento a me esce il cuore, quindi io vi vedo abbastanza stabili, vi sta pensando qualcuno del vostro passato che vorrebbe tornare, a voi farebbe un piacere immenso che tornasse, secondo me più che altro per chiudergli la porta in faccia, poi magari non è così per tutti, e vedo anche, e sono felice di questo, che molti di voi non vorrebbero la porta in faccia a quest'altro perché stanno benissimo dove sono. Al di là della soddisfazione di poter mettere via questo punto a vostro favore, direi che chi se la sta passando male è più l'altra persona di voi. Poi magari non è così per tutti, posso ipotizzare che questa persona appena avrà la possibilità si farà vivo, per dirvi tutto quello che vi sto dicendo io adesso, quindi non fategli perdere tempo, dite che lo sapete già perché l'avete già visto e quindi non importa. Ma a parte gli scherzi, è veramente qualcuno che, per il quale avete sofferto, la quale avete sofferto molto, e qualcuno che adesso sta soffrendo molto, sta rimpiangendo molto. Non riesco a dirvi, perché quello che volevo vedere è se questa persona in questo momento è sola, perché io non ho ben chiaro. Dunque, vorrebbe ricominciare, questo sì, alla faccia, se vorrebbe. Però qualcosa che lo blocca, certo siete voi, va bene, certo è la situazione di adesso, indubbiamente, perché montagna e ancora, lo sappiamo, ma io vorrei vedere, vabbè, allora facciamo così, usiamole perché se continuo, ne prendiamo una e vorrei capire se questa persona in questo momento è sola, perché adesso magari è qui che si fa tutte queste pare, poi magari nel frattempo è altrettanto impegnato quanto voi, giusto per così, per curiosità, e mi faccio i fatti vostri. No, secondo me no, secondo me frequenta un po' di persone, però non è in coppia, ecco perché, cioè non è che vi rimpiange solo perché è solo, però mi avrebbe fatto innervosire vedere che vi rimpiangeva e intanto si era rifatto una vita, no. Secondo me è una persona sola, con molti amici, molte frequentazioni, però al momento non mi risulta che abbia un compagno o una compagna. Bene, allora, riassumendo, chi vi sta pensando in questo momento? Una ex, insomma, una persona con la quale avete avuto una storia importante, sta pensando di tornare, vi rimpiange che le cose siano andate in questo modo, sa di voi, e spero veramente che sia vero perché le carte sono bellissime, sa di voi che siete felicemente ormai in un'altra relazione, non sa come farsi avanti, anche adesso in questo momento per motivi proprio contingenti, adesso non sa proprio come arrivare a voi, neanche soprattutto fisicamente, non ha coraggio di chiamarvi, non sa come fare, non sa, probabilmente cercherà attraverso persone comuni magari di arrivare a voi, però da quello che vedo è una persona alla quale voi tenete solo per il giusto gusto di dire grazie, dovevi pensarci prima. Ecco, questo è, in questo momento, mentre state guardando questo interattivo, vi sta pensando questa persona. Che dirvi, io spero che
che sia vero. Spero che sia vero, soprattutto la parte che mi dice che voi in questo momento siete felici con qualcun altro. Poi, come la vedo io sul fatto di togliersi delle soddisfazioni, allora io non voglio fomentare, per carità, liti e discussioni, però secondo me fanno parte del benessere di ognuno di noi. Se siamo stati trattati in un modo che ci ha fatto stare male, poter dire con te ho chiuso, ma poterlo dire, non poterlo far arrivare, anche senza necessariamente asti o insulti, ma proprio poter dire grazie, con te ho chiuso, e poter mettere veramente la parola fine, secondo me è un privilegio ancora di pochi, ma che dovrebbe essere esteso a tutti. Quindi spero che l'universo in questo senso a volte acceleri un pochino questi processi. Bene, Candelina, come sempre, a Candelina Arancione, vedete, non si smentisce, però non vorrei affibbiargli etichette, però che questa volta è stata un bel peperino. Sappi che ti sta pensando qualcuno che ti rimpiange. Se ti rimpiange vuol dire che veramente vale la pena stare con te, e sei una persona che quando non c'è, di cui si sente molto la mancanza. Quindi poi organizzati la vita, io ti auguro tanta felicità con questa nuova relazione nella quale risulta che tu sia dentro, quindi... che ti dico auguri, in bocca al lupo, e ci vediamo alla prossima. Ciao. Eccoci, ora vediamo chi è che sta pensando la candelina gialla, cioè quelli che hanno scelto candelina gialla. Anche qui andiamo a vedere con gli arcani maggiori che tipo di figura di energia ci esce, che consiglio, insomma, giusto per vedere un pochino l'atmosfera, che cosa ci aspetta, ecco. È come se facessimo qua una prima scelta. Subito, candelina gialla, qua. Qualcuno che vorrebbe venire verso di voi, sicuramente. Allora, è qualcuno che sicuramente ha desiderio di venire verso di voi in questo momento, proprio fisicamente, quindi qualcuno, insomma, se è proprio così, è qualcuno che in questo momento è un po' frustrato, vi sta pensando, e probabilmente doveva o venire da voi a trovarvi prima che ci fosse questa interruzione dei collegamenti, o qualcuno di lontano che comunque avrebbe desiderato farlo, aveva messo in piano qualcosa, aveva pianificato di venirvi a trovare, oppure qualcuno con cui forse veramente dovevate fare un viaggio, che io so, no? Comunque qualcuno che ha visto i suoi piani un po' rovinati. Benessere, amicizia. Allora, qua potrebbe essere anche semplicemente un caro amico. Stiamo a vedere. Dunque, qui io vedo più un rapporto parentale, che potrebbe essere semplicemente genitori figli, o anche proprio parenti magari sempre comunque stretti, qualcuno che voleva avvicinarsi e che ha trovato un ostacolo, vedete, qualcuno che non so, aveva messo in piano di potervi, aveva pianificato di potersi riunire e ha trovato l'ostacolo e ha perso l'occasione. Qui c'è proprio la perdita dell'occasione, è arrivata tanto così a poter stare con voi e poi c'è stata questa interruzione. È proprio un'occasione che fino all'ultimo è sembrata possibile, ma poi purtroppo, vedete, col topolino è qualcosa che veramente non ha trovato possibilità di verificarsi. Sì, allora qui è proprio genitori e figli. Cavolo, mi dispiace questa attesa, mannaggia. Qui è qualcuno che è costretto, sì, è proprio un ostacolo alla circolazione. Sta vivendo malissimo questa separazione, sì. Allora, però, allora, nessuno di noi sa adesso quanto durerà questa situazione, quindi io adesso parlo per chi in questo momento è in quarantena. Poi più avanti vedremo magari di interpretarla diversamente. Qua non sembra, allora vedo un gran ricorso ad altri mezzi. Certo che guardate, vivete questa separazione nel peggiore dei modi, perché siete andati a tanto così dal poter attuare
questo ricongiungimento e purtroppo per i motivi che tutti sappiamo, d'altra parte che sono sacrosanti, questa cosa non è avvenuta. State cercando in tutti i modi di concentrarvi su quando succederà un nuovo colpo di fortuna, perché qua c'è proprio l'amore paterno e anche nonni, direi, non so come dirlo, l'amore tra nipoti e nonni, l'amore di genitori, vedete questo proprio l'orso con il cuore, veramente qualcuno a cui viene meno il senso di protezione, qualcuno che in questo momento con questi topolini viene proprio privato degli affetti più cari, privato, adesso non è che smettete di volervi bene, però capisco bene che insomma in questo momento siete proprio sofferenti per questa situazione, perché appunto il carro effettivamente vi aveva fatto pensare per un po' di riuscire a ricongiungervi. E che cosa vi posso dire? Che questa persona che vi sta pensando proprio se la sta vivendo male. Posso cercare di vedere, anche se credo che, visto che i rapporti sono così stretti, non avete bisogno certamente di me, però posso vedere se non altro, se in questo periodo state riuscendo ad alleviare ancora la nave, vedete? Proprio è la nave che ha avuto questo blocco. È qualcuno proprio che non si è ancora rassegnato all'idea, però si rassegnerà, guardate qui c'è il sole, si rassegnerà ma nel senso positivo del termine, non che se la mette via e continua a soffrire. Ci saranno delle schiarite nell'umore di questa persona e anche nel vostro, quindi evidentemente voi state lavorando per trovare delle soluzioni un pochino più, guardate, delle novità più tecnologiche magari, ecco, guardate, allora qui c'è l'altra persona che in questo caso è quella che è uscita lì, qua ci siete voi e in mezzo c'è proprio il cavaliere, che il cavaliere è qualcuno che si muove verso qualcun altro. Ora, siccome sappiamo che fisicamente questo non è possibile, ma abbiamo questo sole, io la interpreterei così comunque, non è per darvi il contentino, tutt'altro, la interpreterei proprio come il fatto che qui si trova un modo per alleviare proprio la pena di questa persona, che va a momenti, perché è una cosa altalenante, nel senso che insomma tutti noi ci stiamo facendo una ragione, però ovviamente in casi non sono tutti uguali, a volte è più facile rassegnarsi a una lontananza, altre volte è più difficile. Quindi in questo momento, vedete, anche grazie ad amici, anche grazie all'ambiente circostante, anche grazie al fatto che al taglio avevamo un albero con il cane, quindi vuol dire che il benessere di vostro, ma soprattutto della persona che vi sta pensando, deriva proprio dalla collaborazione di tanti, e allora dovrebbe veramente questa cosa, vediamo perché, dopo molte discussioni, finalmente con questa carta che io amo perché è la circolazione, ma in questo periodo vuol dire anche tutti i mezzi tecnologici, virtuali, social, finalmente arriviamo a una schiarita che probabilmente c'è già, nel senso che non credo che voi abbiate aspettato di vedere questo interattivo per decidervi eventualmente a organizzare una bella video chat, non sto dicendo questo, sto parlando degli effetti che queste cose possono avere su questa persona, e gli effetti finalmente arriveranno. Secondo me non si tratta di qualcuno di molto tecnologico, perché vedo qualche problemino soprattutto di comunicazione, nel senso proprio di collegamenti, adesso di reti, di wifi, queste sono nello specifico declinate nel mondo moderno, le Lenormand finalmente hanno avuto anche dei significati aggiunti, quindi magari riusciamo un pochino a migliorare questi collegamenti, queste comunicazioni, e con un po' di tempo questa persona troverà veramente beneficio da questi nuovi ricorsi tecnologici e non è che se la metterà via, ma aspetterà il tempo del ricongiungimento con un pochino più di rassegnazione. Insistete, perché è una persona con qualche alto e basso, forse anche voi, però d'altra parte è più che comprensibile, pertanto io adesso non mi scoraggerei, è una persona sicuramente che se l'ha presa molto male questa cosa, ripeto, per riassumere, anche perché fino all'ultimo sembrava che tutto questo ricongiungimento fosse possibile, all'ultimo momento è arrivato un no, quindi non c'è bisogno che stia io a spiegare quali siano i sentimenti sia di questa persona sia i vostri, si tratta di rapporti, io vedo più che altro genitori figli, nonni nipoti,
forse più nipoti che andavano dai nonni, voglio ben sperare, però insomma, o zii, ma parenti molto vicini, dove da una parte è venuto meno quel desiderio di dare protezione, quindi qua mi rivolgo ai genitori, oppure anche ai nipoti nei confronti dei nonni, dall'altra parte ci si sente un po' sperduti. Chi vi pensa in continuazione, soprattutto in questo momento, quando state vedendo questo interattivo, è qualcuno che rientra in questa sfera. Ho voluto allargarmi un po' di più perché insomma sono situazioni veramente penose per tutti e siccome tutti stiamo facendo la nostra parte è giusto che abbiamo ogni tanto anche qualche notizia. Come fare per alleviare il dispiacere di questa persona? Probabilmente il sistema è quello che avete già messo in atto, è quello di attivarsi con i social, con le videochiamate. Si tratta da una delle due parti di qualcuno che non è molto tecnologico, quindi un po' per questo motivo, un po' perché il dispiacere di questa persona è molto forte e anche il vostro, ci vorrà un pochino, ma la bella notizia è che finalmente una volta diventata routine questa cosa, i sentimenti di tristezza e di melanconia che in questo momento caratterizzano chi vi sta pensando ora, andranno piano piano affievolendosi fino a quando io spero che si tornerà a una situazione più normale e potrete finalmente ricongiungervi senza avere paura di nulla. Quindi questo è quello che mi esce da questa stesa. E sono carte che insomma sono brutte da dire, però almeno, guardate, veramente non l'ho detto per dare un contentino, ho voluto approfondire un pochino per vedere come andrà e io sono davvero convinta che questa persona poi alla fine troverà una sua forma di consolazione. Deve solo mettersi via non tanto la distanza quanto la mortificazione di essere arrivata tanto così dal potercela fare. È questo che rode, è continuare a pensarsi a tagliare la linea del traguardo che poi invece è stata allontanata nel momento in cui la stava tagliando. Questo è. Poi per il resto piano piano vedrete che la cosa si normalizza, insomma, pur nella sua normalità, e con questa persona potrete tornare a chiacchierare fino a quando arriveremo poi a farlo di persona, ma in una serenità sicuramente superiore a quella di adesso. Bene, perché ho scelto la candelina gialla, un abbraccio speciale perché se lo merita. Sappiate che è anche un po' nelle vostre mani riuscire ad alleviare, anche tecnologicamente, anche da lontano, il dispiacere di chi vi sta pensando ora. Vedrete che ce la farete, teniamo duro tutti e vi mando tanta, tanta energia positiva per quello che può servire. Ci vediamo alla prossima. A presto. Passiamo ad analizzare la situazione di Candelina Azzurra, vediamo chi sta pensando a Candelina Azzurra in questo momento, quindi anche qui andiamo a vedere subito il nostro arcano maggiore. Vedete come sono diverse le stese le una dalle altre proprio, e soprattutto a me impressiona sempre la coerenza tra i tarocchi e poi la stesa delle norme. Allora vediamo un pochino per Candelina Azzurra che cosa andiamo a scegliere. La torre, caspita, qualcuno che esplode, ma anche in senso buono. Vorrei che fosse qualcuno che può anche farvi una sorpresa, no? Potrebbe essere, o qualcuno con cui avete litigato, vedete, poi per quello io uso queste, perché vabbè, a parte che con una carta sola credo che sia difficile per chiunque, ma questa mi deve dare proprio il tono della stesa. Adesso andiamo a vedere, zac. Tanto al taglio. Qui c'è stato un litigio. Io che ero ottimista, che dicevo qualcuno che vuol farmi una sorpresa, qui c'è qualcuno con cui ho avuto una discussione e una discussione che non vi è piaciuta per niente, direte voi, a chi è che piacciono le discussioni, no? È proprio il modo in cui si è svolta. Ai ai ai, è qualcuno che secondo voi ha diramato un segreto che per voi era vitale e quindi vi sta pensando questo qualcuno, vediamo come. Certo, sta pensando a come
rattoppare, ma voi vi vedo proprio chiusissimi, chiusissimi. Allora, qui è qualcuno in cui voi avete avuto un'estrema fiducia e avete confidato qualche cosa, certi che non si sarebbe mai e poi mai divulgata la cosa. Invece questa persona l'ha fatto, ma non ha avuto il coraggio di dirvelo, neanche quando siete andati a chiedere spiegazioni. E quindi voi l'avete proprio scoperto così in diretta. Ovviamente siete risaliti subito a questa persona perché era l'unica o quasi a cui avevate detto. E adesso questa persona vorrebbe in qualche modo tornare da voi. Ma qui c'è una chiusura da parte vostra assolutamente comprensibile. Non c'è strada, non c'è via d'uscita, non c'è niente. E la comunicazione sono interrotte, assolutamente interrotte. Voi non volete, siete ancora incavolati neri. Avete proprio chiuso le comunicazioni. Guardate qua, allora, questa stesa può essere declinata in tutti i campi. Qua potrebbe essere qualcosa che riguarda il settore lavorativo, l'amicizia, segreti tra parenti, segreti economici nel senso che ne so, adesso magari che avevate intenzione di effettuare una spesa ma non volevate dirlo a nessuno finché non fosse stato possibile, l'avete detto a una persona e questa persona l'ha detto, oppure può essere anche qualcosa di sentimentale. Perché tengo per ultima questa cosa sentimentale? Perché non mi escono carte proprio specifiche dell'amore, quindi adesso andiamo magari a vedere. Allora, riassumendo, qui è questa persona che ha deliberatamente quello che divulgato un vostro segreto. Quello che vi dà fastidio, da quello che si evince qui, è che l'ha fatto un po' per farsi bello, un po' come dire guardate come sono importante, io so questa cosa e ve la dico, un po' per attirare l'attenzione. Non è che abbia avuto un grosso beneficio, cioè non è che ha diramato un segreto perché in questo modo poteva ottenere qualcosa da altre parti. L'ha fatto proprio nel modo più superficiale e più, scusatemi, stupido possibile. Voi siete arrabbiati per questo, siete arrabbiati per questo e perché, dimentichiamo che prima c'era la torre con questi uccellini, perché non avete apprezzato il fatto di non avervi messo al corrente. Cioè, questa persona magari anche per stupidaggine o per superficialità ha divulgato il vostro segreto. Per il tipo di rapporto che voi avevate con costui o costei, voi vi sareste aspettato un guarda, senti, scusa, ho fatto una cavolata, mi è scappato, l'ho detto in giro. Vi sareste cavolati lo stesso, però sarebbe stata almeno una prova di onestà. Che cosa non avete apprezzato invece? Che questo non è avvenuto, non solo che a fronte di vostre richieste di chiarimenti c'è stata una negazione totale e voi vi siete trovati un pochino con tutti che sapevano questo segreto di Pulcinella in una situazione che non, certo non vi aspettavate. Allora, non è tanto la gravità del segreto. Può essere un segreto di varie entità, che riguarda però, no, qua però sono stati tagliati dei rapporti proprio, urca, sì, qualcosa che ha riguardato proprio il vostro benessere. Guardate, vi do questa immagine, voi siete nella casa, voi e il vostro segreto, questa persona piglia, apre la finestra e il vostro segreto fa questa fine qui. Non so se perché ha aperto la finestra, perché aveva caldo, perché doveva cambiare l'aria. No, per il gusto di farsi vedere la finestra. Ecco, questo è quello che voi non tollerate. E quando gli chiedete perché ha aperto la finestra, lui la chiude e dice: io non ho fatto nulla. Allora, questo segreto, dicevo, è di un'importanza per voi, era importante. Era una cosa importante per voi. E non è che ha svelato chissà quale segreto di Stato. È qualcosa che volevate fare voi. Io qua ci vedo più che un segreto di natura sentimentale, un segreto proprio di qualcosa che avevate in programma di mettere in atto. Può essere un progetto, può essere un corso di studi che avete scelto, può essere una sorpresa che volevate fare a qualcuno, perché mi esce anche il bouquet che è una sorpresa, quindi potrebbe essere che voi aveste deciso di fare una sorpresa a qualcuno. Una cosa magari anche piccola, ma per voi molto molto importante. Questo è quello che è successo e questo è quello che in questo momento sta facendo arrovellare la persona che ha commesso questa, insomma, questa stupidata che vi ha veramente snervato. Come si sta pensando questa persona? Sta pensando come rimediare. Certo che se ci pensava prima magari era meglio. A
anche perché in questo momento io non vi vedo assolutamente propensi a riprendere i rapporti con questa, con questo spettegolone o con questa spettegolona. Non volete. E voi ci soffrite per altre persone di più, questo ripeto qua non è che è una gran consolazione, perché per come vedo qui avreste preferito non dover rattoppare niente. Sta sperando anche che voi non rinunciate al vostro progetto, perché si sente anche un po' in colpa nel caso in cui questo avvenisse. Io vedo che voi andate avanti per la vostra strada, ma che avete anche molte persone che cercano di convincervi di riprendere i rapporti. Non c'è niente da fare, perché in questo momento c'è una chiusura totale, assolutamente no. Vado a rivedermi, questo mi interessava infatti, vedete che c'è proprio la bara qua, avete chiuso, non ce n'è per nessuno, quindi no. Probabilmente ci vorrà parecchio tempo, non solo prima che voi decidiate di riaprire a questa persona, ma ci vorrà parecchio tempo prima che questa persona trovi il canale giusto per rientrare nelle vostre grazie. Se allora, giusto per, a titolo di curiosità, visto che è quello che immagino vogliate sapere, sì, in questo momento si sta arrovellando parecchio, perché sta prendendo coscienza della cavolata, scusatemi, che ha fatto. Quindi chi vi sta pensando in questo momento è una persona che ha divulgato un vostro segreto, una vostra confidenza, più che un segreto, che voi avete fatto solo a lui o solo a lei, confidando nella sua riservatezza. Non è stato così, quello che vi ha dato sui nervi è stato proprio che abbia divulgato per puro desiderio di popolarità questa cosa, ma che poi abbia taciuto quando forse sarebbe stato a quel punto meglio affrontare un pochino le vostre rimostranze, ma dirvelo per tempo prima che voi scopriste che lo sapevano tutti quanti. Ci sta male, ci sta pensando parecchio, sta cercando un canale per tornare da voi, ma per adesso non ha trovato alcuna possibilità di rientro da nessuna finestra, quindi in questo momento chi vi sta pensando è questa persona che si è comportata in modo certo non piacevole con voi, va bene? In questo momento, poi magari più avanti sceglierete chissà qualche altra candelina o ne rifarò altre. Allora, candelina azzurra, io non posso che darti ragione, quindi sì, certo, invitano al perdono, però se adesso sei incavolato c'è tutte le ragioni. Sappi che l'altra persona almeno adesso se ne sta rendendo conto. Quindi, per ora tu occupati delle tue cose, magari la prossima volta, prima di fidarti di qualcuno, conta fino a 100. E ti faccio tanti in bocca al lupo, perché comunque spero che i progetti che avevi messo in cantiere tu abbia voglia e tempo di realizzarli. Che dire, niente, ti auguro di tornare qui con degli ottimi risultati, quindi alla prossima. Bene, adesso io vi faccio soltanto questo mini salutino, vi invito a tornare qua domani perché spero che ci sarà il famoso un video al giorno. Nel frattempo, se vi è piaciuto quello che avete visto, mettete pure un like al video che mi fa sempre piacere, commentate, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per le notifiche. Io per ora vi saluto e vi auguro un buon proseguimento fino a domani.